Ciao ragazzi, oggi andremo ad analizzare il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadra prima per distacco nella Liga e tatticamente in questa stagione interessante da andare ad analizzare. Lo schieramento di base della squadra di Ancelotti è il 4-3-3, che come vedremo si modifica nelle varie fasi di gioco. Partiamo quindi dalla costruzione, dove il Real Madrid ha due tipologie differenti di strategia. La prima, utilizzata principalmente su palla ferma, quindi da rinvio dal fondo quando gli avversari pressano in molti giocatori in avanti, la squadra di Ancelotti cerca di svuotare la parte alta del campo, quindi cercando di attrarre gli avversari. In questo caso vediamo che l'Atletico Madrid porta 6 giocatori in pressione e cercando di liberare appunto quello spazio fra centrocampo e attacco, dove in questo caso va a ricevere il lancio lungo di Militao. E anche contro l'Athletic Bilbao avviene la stessa situazione, dove il Real cerca di attrarre vicino a Courtois il maggior numero di giocatori possibili per poi provare a creare superiorità o quantomeno parità numerica anche nella zona alta di campo. Questa superiorità numerica è spesso data appunto dalla mezzala che si deve muovere alle spalle della pressione avversaria. Ovviamente in questa tipologia di costruzione è di fondamentale importanza anche l'abilità con i piedi del portiere, il quale deve sapere anche effettuare dei passaggi chiave fra le linee di pressione avversarie. In questa azione Courtois taglia 5 giocatori dell'Athletic Bilbao, trovando Camavinga appunto in una zona di campo oltre gli avversari. In situazioni di palla attiva, invece, in cui gli avversari non pressano alto, allora la squadra di Ancelotti cerca di gestire il pallone ed effettuare dei movimenti coordinati per cercare di trovare spazio nella metà campo avversaria. La tendenza di gioco principale per quanto riguarda questi movimenti è quella della mezzala che va ad agire da difensore laterale, e quindi la struttura di costruzione del Real Madrid diventa un 3-5-2 o un 3-4-3, dove appunto la mezzala si abbassa, l'esterno basso avanza e spesso e volentieri si accentra, mentre l'esterno alto viene a giocare in contro da quinto di centrocampo. E qua vediamo che succede sia sulla destra con Modric che sulla sinistra con Toni Kroos. Dalla lavagna proprio questo movimento, con il numero 10 che si abbassa sulla linea di Alaba e Militao, Carvajal avanza e si accentra, mentre Asensio abbassa la sua posizione, e così si viene a costituire una sorta di 3-5-2 con Vinicius che può rimanere largo ma può anche accentrarsi vicino a Benzema. A questo punto i Blancos cercano di giocare verso fuori per andare a sfruttare proprio le combinazioni e il gioco associato fra Asensio e Carvajal. E se con queste giocate non riescono a sfondare sul lato forte, allora la linea difensiva avversaria comunque si sarà spostata da quella parte. E molte volte il Real prova anche il cambio di gioco diretto sul lato debole per poi andare ad isolare un uno contro uno di Vinicius contro un avversario, ma questo lo vedremo meglio fra poco. E questo movimento ad accentrarsi dell'esterno basso serve proprio per cercare di liberare maggiormente possibile lo spazio per l'esterno alto che viene incontro, come fa Mendy qua per far ricevere Vinicius. Questi movimenti però non sono del tutto codificati, infatti i giocatori attuano il principio di giocare e muoversi per dare delle soluzioni al compagno in possesso palla. Per esempio qua Militao ha giocato per Carvajal e poi si è andato a muovere appunto in avanti per smarcarsi, e Modric di conseguenza invece si è abbassato per dare una soluzione a sostegno. E al 54esimo contro l'Atletico Madrid addirittura Carvajal si è trovato al posto del centrocampista centrale, in quanto Casemiro è sceso da difensore centrale, Modric difensore laterale e Militao esterno basso, e dunque Carvajal è andato a prendere il posto proprio del numero 14 Casemiro. Tutto ciò serve sia per non dare riferimenti agli avversari, ma anche per cercare di sfruttare al meglio gli spazi che si vengono a creare nel campo, non rimanendo per forza bloccati nelle proprie posizioni. E infatti questo movimento della mezzala che va a agire da terzo di difesa apre degli spazi proprio fra difesa e centrocampo, dove deve esserci sempre un giocatore che si muove incontro pronto a ricevere una verticalizzazione e poi pronto, come dicevamo prima con la lavagna, a effettuare delle giocate sulle corsie laterali con il giocatore più vicino. Quindi qua vediamo Vinicius e Mendy che provano una triangolazione per attaccare la profondità esterna e si muovono coordinatamente fra loro.
E fattore molto importante in questa fase di sviluppo è anche l'attaccante centrale Benzema, il quale svaria per tutto il campo, non dà punti di riferimento agli avversari e va sempre a muoversi nello spazio utile per cercare di creare superiorità, per ricevere il pallone oppure solamente per attrarre un avversario. In questa situazione col Bilbao, Kroos appunto si abbassa, Mendy rimane largo, Vinicius anche va ad attaccare la profondità e dunque è proprio Benzema a muoversi nello spazio lasciato libero da Kroos e potenzialmente a ricevere la verticalizzazione del compagno. L'attaccante francese è il capocannoniere del campionato con 15 gol, ma ha servito anche 7 assist, il secondo miglior giocatore della Liga, ed è settimo anche per passaggi chiave, con una media di 2 per partita. Benzema inoltre determina se il Real Madrid riesce a creare anche della superiorità sulle corsie laterali. Infatti col suo movimento può andare a creare grande densità sul lato e dunque i Blancos cercano di insistere da quella parte. Ma come detto prima, se questa situazione non si verifica, allora l'esterno alto opposto spesso si va ad accentrare e in questo modo attrae l'ultimo difensore più lontano dalla palla ad accentrarsi anche egli nel campo e si crea di conseguenza uno spazio in ampiezza sul lato debole che viene attaccato dall'esterno basso e la squadra di Ancelotti così facendo ha svariate soluzioni in tutte le zone del campo, in ampiezza, fra le linee, in fase di costruzione e di sviluppo e in più oltre a questo ovviamente possiede grande qualità negli interpreti che gli permettono di risolvere le partite e che comunque sono messi nella migliore condizione per farlo. Molto interessante però nel Real Madrid, che è una squadra appunto di così grande qualità, è anche la fase di non possesso. Infatti la squadra spagnola non effettua una pressione molto alta, bensì si posiziona molto più bassa, spesso sotto la linea di metà campo, con il solo Benzema leggermente più avanzato. Proprio in merito a questo sentiamo le parole di Ancelotti in conferenza stampa. L'equipo mi gusta molto difensivo, l'aspetto difensivo è l'aspetto che abbiamo migliorato più desde il principio della temporada. Siamo più solidi, è vero che la pressione non è demasiado arriba, però è lo che nos gusta, perché anche con un blocco più bajo tiene più opportunità di utilizzare los delanteros per la contra. E in questo senso vediamo proprio la struttura solida difensiva del Real Madrid con un 4-5-1 dove i due esterni alti hanno molti compiti difensivi e non vanno in pressione uno contro uno. La linea difensiva rimane comunque molto alta e con riferimento a uomo come qua Nacho e Militao che si orientano sui propri due riferimenti e il resto della squadra che rimane conservativo. Ovviamente alcune volte le mezzali possono determinare un atteggiamento un po' più aggressivo come in questo caso Kroos che pressa alto il difensore centrale e di conseguenza Vinicius prova a correre forte per l'intercetto su Llorente dell'Atletico Madrid, ma principalmente la squadra si schiera appunto con questa struttura, con i tre centrocampisti che devono gestire la zona centrale del campo e cercare di non farsi giocare dentro, i due esterni alti, soprattutto quello di parte della palla che si abbassa molto cercando di dare aiuto all'esterno basso, quindi Vinicius con Mendy, e anche dalla parte opposta l'esterno alto scende molto e si posiziona sulla linea di Modric e di Casemiro. Molto importante il lavoro del centrocampista brasiliano, il quale deve essere sempre attento sulle rotture, sulle uscite dei difensori centrali e poi andarsi a posizionare nella linea di conseguenza, e questo ha anche l'obiettivo di poter andare a raddoppiare sulle fasce. Infatti qua Casemiro entra nella linea al fianco di Militao e di Alaba e dunque sulla sinistra Mendy e Vinicius possono essere più aggressivi sul giocatore esterno. La distanza fra queste due linee di difesa e di centrocampo è sempre molto corta, qua circa 10 metri, e poi nelle ripartenze la squadra può sfruttare la posizione più avanzata di Benzema per andare subito ad attaccare la profondità e cercare di andare al tiro nel minor tempo possibile, oppure i centrocampisti, se non ci sono le condizioni per appunto giocare in avanti, cercano di consolidare il possesso per poi sfruttare la velocità di Asensio e Vinicius dopo qualche passaggio interrotto. Qua per esempio Kroos non gioca direttamente verticale per Benzema che è rimasto vicino alla linea di centrocampo e di difesa, ma consolida il possesso. Bene ragazzi, questa era l'analisi del Real Madrid di Ancelotti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa squadra e se secondo voi può essere una delle pretendenti per vincere la Champions League di quest'anno. E noi ci vediamo alla prossima analisi tattica.